Buongiorno ragazzi, sono le 8 del mattino di questa domenica di inizio gennaio 2023. Ci sono circa 8 gradi, la befana è passata, da domani si torna tutti a lavorare. Una macchina in mezzo alla strada, deve aver fatto la curva un po' troppo sportiva forse. Bel danno direi. Bel danno. Fare sempre molta, molta attenzione. Sono a Tolè e quello che sto per farvi vedere è un ricordo del passato. Questo per tutti i bolognesi sicuramente è una struttura molto conosciuta. Sono le piscine di Tolè, che purtroppo da qualche anno sono state chiuse. Come vedete si possono notare ancora i tavoli quasi apparecchiati dentro. Purtroppo la struttura verteva in pessime condizioni e non c'è stato chi ha voluto occuparsene, ma questo è il risultato. Una struttura bellissima nell'abbandono più completo, che mette tristezza a tutti quelli che sicuramente l'hanno vissuta. Guardate qua che belli che erano questi scivoli, questa piscina, prato. Era una struttura molto grande e veramente molto bella. E niente, volevo regalarvi questo triste paesaggio, memoria di un passato glorioso, ma ahimè che non esiste più. Non so se la struttura ufficialmente sia in vendita o cosa. Di certo che ormai mostra i segni del tempo, ma guardate dentro, è ancora tutto come quando era vivo. Guardate qui, ormai si sta sfasciando tutto. È un vero peccato perché chissà quanti ricordi, quante persone hanno di questo posto. Guardate qua le cucine, ancora, guardate, utilizzate, quasi utilizzabili sicuramente. E niente, questa struttura è così. È chiuso, però potete vedere la grandezza del locale. Chissà se qualcuno di voi si ricorda di questo bellissimo posto. Vedete, qui si vede ancora uno degli scivoli. Guardate qua che era veramente divertimento di grandi e di bambini. E niente, ormai è tutto distrutto. Sempre a Tolè trovate questo piccolo bosco incantato, la Birichinaia Bosco Parco, un bellissimo angoletto magico dove potrete trovare dei posti per fare un picnic, delle casette magiche di marzapane e delle sculture, casette poco più in alto, dei giochi per bambini. E da pochi anni questa bellissima iniziativa in questo versante di questo piccolo parco, dove troviamo delle realtà molto particolari, l'associazione probabilmente Biancaneve e Sette Nani ha deciso di piantare degli alberi. Ogni albero in memoria di un giovane che purtroppo non c'è più. Vedete, ogni albero porta il nome
di chi non c'è più, l'associazione Fonte Chiara. Questi alberi sono stati piantati veramente da poco e sono in memoria di una giovane vita che non c'è più, ma portano con sé il segno della rinascita e dell'eternità. Quindi complimenti a chi ha pensato a questa bellissima idea, questa bellissima iniziativa. Venite a Tolè anche soltanto per fare un picnic, per dire magari una piccola preghiera di fronte a questi alberi e godere comunque di un paesaggio splendido e di sicuro non convenzionale.